Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video Degustabox, ce l'ho qui vicino a me, è sempre più pesante, ogni volta che arriva pesa sempre di più e sono ancora più curiosa di sapere cosa c'è dentro. Se mi seguite ormai sapete benissimo cos'è la Degustabox, ma nel caso in cui non lo sappiate vi ho lasciato tutto scritto giù in info box, così ci sono tutti i codici, c'è il link per potersi iscrivere e potete provarla se volete il primo mese con un pochino di sconto. Comunque, basta con le premesse, andiamo subito a vedere che cosa c'è dentro. La prima cosa che mi salta all'occhio aprendo la scatola sono questi snack legumi e riso. Questi con la confezione verde sono 90% ceci, lenticchie e piselli, sono tipo dei cracker triangolari. E invece questi sono sempre di legumi e riso, però hanno ceci, fagioli e soia. Comunque sono due tipi di snack, sempre con i legumi e con il riso, ma con dei tipi di legumi diversi. Queste sono cose che di solito mi piacciono, quindi sono curiosa di assaggiarli. Il prossimo prodotto è una confezione di Tabasco. C'è una bottiglietta dentro a questa scatola di Tabasco. Adesso la apriamo così vediamo anche com'è la bottiglietta, però sinceramente è una cosa che io non utilizzo. È fatto così, vedete, questa è la bottiglietta, è molto carina, devo dire la verità, però non è un genere di prodotto che io utilizzo. Magari lo regalo a qualcuno, sicuramente un volontario lo troverò, perché con la Degustabox i volontari vengono sempre fuori. Il prossimo prodotto renderà felicissimo mio papà perché è proprio a lui che lo regalerò. Si tratta di caffè. Questo è caffè espresso arabica al 100% della marca Pellini da agricoltura biologica. Io il caffè non lo utilizzo, però ogni volta che lo trovo nella Degustabox glielo regalo volentieri, perché comunque questi sono anche caffè di ottima marca, quindi è una buona qualità di caffè. Il prossimo prodotto, barrette con fiocchi di avena e cioccolato fondente. Non ho mai provato questa marca, però in generale le barrette con i cereali, con il cioccolato, comunque è una cosa che apprezzo. Quindi mi fa molto piacere aver trovato anche questo prodotto. Il prossimo prodotto è una bevanda vegetale della marca Scotti. Qui c'è scritto che è buono come il latte, però è 100% vegetale. In particolare una bevanda di riso e cocco. Questa sono molto curiosa di assaggiarla, perché in generale le bevande vegetali, tipo quelle alla soia o al latte di mandorla, mi piacciono molto. Quella di riso non l'ho mai provata, ma il fatto che dentro ci sia il cocco mi incuriosisce parecchio. Poi abbiamo una confezione di succo di frutta senza zuccheri aggiunti al gusto arancia. E adesso comincio a capire perché questa scatola pesava così tanto, perché questa e più il latte di riso di prima hanno il loro peso. Poi ancora bottiglie perché abbiamo una bottiglietta di Estathé. Questo Estathé bio, in particolare tè nero al gusto pesca. A me in generale piace molto il tè freddo, soprattutto d'estate, quello alla pesca lo preferisco addirittura a quello al limone. Ed è una cosa che sicuramente quando comincerà a fare troppo caldo apprezzeremo. Poi qui c'è una confezione tutta impacchettata e vediamo che cos'è. Dunque, è un barattolo della Mutti di pesto arancione di pomodoro. Vediamo i dettagli: pomodori arancioni con peperoni gialli, mandorle e pecorino romano DOP. Ecco, questa è una cosa che mi incuriosisce perché l'altra volta avevo trovato sempre della Mutti il pesto rosso e mi era piaciuto tantissimo. Adesso vediamo se anche questo pesto arancione mi potrà piacere. Comunque lo assaggio volentieri. Poi qui c'è una confezione di Tortilla Original. Credo che la pronuncia non sia questa, però io non conosco lo spagnolo. Forse la L si dice in un modo un pochino più dolce, tipo tortilla o qualcosa del genere, però io non lo so pronunciare, quindi accontentatevi della mia pronuncia disastrosa e concentriamoci invece sul prodotto, che è una cosa buona. Buonissima. Sono molto contenta di aver trovato questo prodotto perché è una cosa che volevo comprare già da un po' di tempo e la Degustabox mi ha anticipata. Poi l'ultimo prodotto, questo pacco della marca Morato di spuntinelle morbide senza crosta ai 7 cereali, solo ingredienti naturali. Queste hanno lievito madre e olio d'oliva e sono 12 fette di pane. Queste mi attirano molto. Sono molto scure perché si vede bene che ci sono i 7 cereali. Sono cose comunque che in generale mi piacciono, quindi sono felicissima. Questi erano i prodotti alimentari e poi questa volta ci sono due ricettari all'interno. Il primo è dedicato al tabasco, quindi tutti i modi
per cucinare il tabasco e ci sono un pochino di ricette all'interno. E poi l'altro ricettario invece riguarda il modo di cucinare le tortilla, eccole qua. Qui ci sono un pochino di ricette, i ricettari a me fanno sempre piacere perché danno sempre uno spunto, danno nuove idee, quindi mi fa piacere che li abbiano inseriti. Questi erano tutti i prodotti, fatemi sapere nei commenti se c'è qualcosa in particolare che vi incuriosisce. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.